Questo è un bicchiere nero, serve per i degustatori professionisti per degustare, come si dice, alla cieca, cioè senza vedere il colore del vino, ma per gustarne appieno i profumi. Con noi Cristina Franceschetti, che ci spiega però non una questione legata al vino, ma un metodo di cucina che sta ritornando di moda, cioè cucinare in stoviglie di ghisa. La stoviglia di ghisa intanto è molto tecnica, molto professionale, viene portata molto anche nella casa adesso, in quanto si utilizza per le cotture, sia per le cotture lente, sia per, soprattutto per esaltare tutti i sapori e i profumi dei cibi che vengono cotti. Anche perché il cibo cuoce esclusivamente con i propri succhi, con i propri umori, in quanto, a parte la pesantezza del materiale che viene usato, che quasi chiude a pressione, chiude dentro tutti i vapori. La seconda cosa, questa caratteristica che è tipica di queste pentole, queste piccole gocce che servono per rompere il vapore appena sale al coperchio, viene rotto e in questo modo sono solamente i succhi del cibo. Altra cosa, la varietà di colori che si possono avere in tutte queste pentole. E un'altra curiosità molto bella, essendo pentole pesanti, che uno non può gestirle da sole con due mani, questa si solleva, si mette sul tagliere, il tagliere alla calamita e si porta in tavola. Grazie Cristina.